ci stava entrando un po' in gioco, poi nella ripresa il Modena ha avuto l'occasione migliore della partita, poteva anche vincerla. Sì, il primo tempo non bellissimo, un po' di studio, diciamo, dove eravamo un po' tutte e due squadre macchinosi, poi invece nel secondo tempo siamo venuti fuori, ci siamo distesi e abbiamo creato tre belle occasioni dove siamo stati bravi a crearle, poco fortunati, però dai, sono contento perché la prima abbiamo fatto secondo me una buona prestazione, abbiamo tenuto il campo benissimo contro una squadra forte, di questo sono contento perché sono tutti ragazzi giovani, ci siamo conosciuti un mese e 10 giorni fa e non avendo ossatura non era facile a essere così compatti, invece lo siamo stati, però dobbiamo pensare già alla prossima partita e abbiamo fatto, però possiamo andare più forti. C'era un po' il timore della fase difensiva che aveva fatto vedere qua in Coppa Italia qualche difficoltà, oggi direi bene con un ottimo Zaro. Sì, ma c'ha delle qualità importanti e comunque quando hai di fianco Perna non è che è difficile, però ha fatto una bella partita, ma hanno fatto una bella partita tutti, anche quelli che sono entrati hanno tenuto altro ritmo e abbiamo chiuso in crescendo, quindi sono contento di questo, che anche quelli che sono entrati con lo spirito giusto e non hanno fatto scadere la partita, anzi abbiamo finito con un paio di corner alla fine, quindi dobbiamo partire da questo e pensare che possiamo migliorare tantissimo perché abbiamo ampi margini di miglioramento. Ecco, secondo te a che punto siete come proprio intesa di squadra? No, siamo al 60-70%, possiamo fare molto di più, come ho detto, e considera che non abbiamo la condizione ancora ottimale, però siamo andati veramente forte perché qualche trama di gioco loro si interrompeva subito e riuscivamo subito a ribaltare e poi non siamo stati ovviamente concreti, però non è che possiamo chiedere l'impossibile adesso, ti ripeto, lavoriamo bene, abbiamo un giorno in meno di recupero rispetto agli altri, quindi bisogna cercare di abbiamo un giorno in meno di recupero, se non è normale ci sarà bisogno di tutti quanti. A Piacenza, ultima domanda, che è comunque un'altra squadra considerata tra quelle importanti del campionato. Sì, dai, però noi dobbiamo pensare a noi e a migliorare le cose nostre, poi gli altri lo sappiamo tutti che sono squadre forti, importanti, però dobbiamo migliorare noi, dobbiamo pensare agli altri, bisogna fare le cose meglio, la stiamo facendo bene, però dobbiamo farle bene, perché per eccellere bisogna farle benissimo. Perfetto, grazie. Una gara che nel primo tempo si riuscì a gestire a centrocampo con Papo, che è un po' il tuo mentore, che ha fatto da punto di riferimento, voi cambiavate continuamente campo. Sì, il primo tempo non abbiamo fatto bene da quel lato lì, perché Vincenzo ci teneva di parte e sono stati bravi a farci fare quello. Però dopo nel secondo tempo, con meno pressione, è uscito fuori Papo, ovviamente gli ultimi 10 minuti non avevo più cambi, ma era da cambiare anche lui, non ce la faceva più, però penso che abbia corso un sacco di chilometri, sono contento per lui perché veniva da un'annata non brillante e sono contento per questo. La visita di tutti, c'è una squadra forte, c'è giocatori importanti. Come ho detto, ti aspettavi di più? No, come ho detto la vigilia, queste squadre se le incontri subito può essere anche una fortuna, perché ovviamente anche loro non sono rodati, non hanno ovviamente la condizione ottimale, perché è una cosa naturale, non possono essere in forma già adesso, che vuol dire che avrebbero sbagliato la preparazione, quindi possono migliorare tantissimo, però sono contento perché abbiamo iniziato col passo giusto e per quello che mi riguarda adesso possono vincere anche tutte loro, sarei molto contento da Vicentino, dai. Anche se mi è dispiaciuto un anno e mezzo fa quando ci siamo visti, quando si dicono le robe a caldo, è sempre sbagliato, quindi è meglio parlare sempre quando tu sei un po' lucido e confrontare te sbagliato. Senti, comunque adesso hai tutte le big parte tra la fiestina, per cui almeno per farti parlare devi battere tutte. No, infatti, voi andate avanti, noi cercheremo di ovviamente di fare il nostro, dai, adesso è importante che recuperiamo qualche giocatore e poi che riusciamo a fare qualcosa di meglio sulla fluidità, perché possiamo farcela, abbiamo nelle qualità nostre, quindi sono contento.